che Antonino premi. Antonino deve premiare la finalista. Avete scelto? Antonino, dove sei? Disgraziato che non sei altro. Antonino, io ho imparato a conoscerlo in questo tour, è un ragazzo eccezionale, veramente modesto, bravo e soprattutto anche ben disposto, educato nei confronti del suo pubblico che mi ama, e per questo lui è anche molto amato, mi fa piacere. Non lo conoscevo molto prima, ma su RTL 102.5 dove lavoro, io spero di poter passare prossimamente i brani di Antonino, spero che la radio lo passi. Comunque lui è molto cliccato su YouTube, è molto visto. Eccolo qua! Antonino, dove sei? Disgrazia! State qua, eh! Buonasera a tutti! Ciao, ciao! Ciao! Buon 2013! Ma come sei bello, dove sei stato? Dimmi un po'. Ero a Roma. Ah, anch'io? E che strada hai fatto? Io ho fatto Candela. E per forza quella devi fare. Ah beh, puoi passare anche da Pescara, da Cerignola. Da Foggia. Da Foggia. Un applauso ad Antonino. Come va? Allora, come molti sono? Hanno cantato Ritornerà, è piaciuta tanto anche l'altra. Avrei avuto piacere che tu ci fossi, ma obiettivamente il tuo ingresso era questo momento. Cosa stai preparando? Sto preparando il nuovo album che uscirà prima dell'estate. Quando è il tour? Quando lo fai? Il tour parte dopo che esce il CD. Bravo! Aspettiamo! Fammi capire. Quando è che esce sto CD che lo voglio comprare anch'io? Non te lo so dire. Come vuoi? Siamo a metà lavoro, quindi. Io me ne compro un centinaio e poi li vendo al mercato nero perché so che i tuoi CD vanno, eh? No, cosa ci alleghi? Così, proprio così. Cosa ci alleghi insieme al CD? Quante canzoni? Saranno una dozzina. Ma. Quanto? Una dozzina, 12. Ma perché non fai due mezze dozzine? Due mezze è uguale. Bravo, hai capito. Amica scemo, un applauso! Allora Antonino, mi fa piacere che tu sia arrivata perché siamo alla finale. Okay. Hanno cantato in tantissimi, tutti di ottimo livello. Dai. Però la finale se la giocano la Daniela e la Maria Chiara. Okay. Cantano una canzone sola. Sì. Io avrei piacere che fosse la canzone di Antonino, ma il regolamento prevede. No, io avrei piacere che fosse Ritornerà di Antonino, ma la scegliete voi. No, dopo firma tutti gli autografi, Antonino. Però adesso aspettate un attimo. Intanto ringrazio il direttore del centro. No, chi è? Chi sei te? Chi è? Lui è l'autista. Io non per il direttore del centro. Qui diamo spazio a tutti. Sì, no. Allora, finale. Vorrei che cantassero questa canzone, ma purtroppo il regolamento prevede che devono scegliere quella che vogliono. Okay. Ne cantano una sola e due. Cosa avete scelto? Venite qua. Daniela. Ciao. E Maria Chiara. Allora, cosa avete scelto, ragazze? La mia banda suona rock di Ivano Fossati. Applauso per la finalissima Antonino. Abbiamo la giuria, tra cui c'è anche Michela. E poi Michela è una grandissima, indelebile, una grandissima fan. Fate un applauso. Allora, solo per la finale, per questa finale, abbiamo anche l'applausometro che oltre al voto della giuria darà un voto in più a chi avrà totalizzato l'applauso più potente anche là dell'oggione. Va bene ragazzi, anche voi, eh? Anche fischi. Partiamo, la mia banda suona rock, canta prima la piccola Daniela, parte Daniela, vai! Alziamo! Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. È una musica che speranza, è una musica che pazienza. Come il treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. La mia banda suona il rock, ti do disco a chi non c'è. Yeah.
venite qua con me ragazze, vieni Antonino, venite Daniela, vieni Maria Chiara. Maria Chiara piange, non ha mai avuto un pubblico così. Incolpo la mia amica Anna che è fanna di Antonino e quindi mi ha colpo. Dai, lo sei diventato anche tu, dai, dillo anche tu che Antonino è travolgente. Vieni qua, vieni qua. Allora, venite qua. Ascoltate. Dopo Antonino sta qua. Allora, siamo alla finale, dobbiamo dare il canto tu. Quindi iniziamo con la votazione della giovanissima Daniela con un taglio di capelli della stessa ideata. 5, 5, 5, 5. Perfetto. Maria Chiara, 4, 4, 4 e 4. Voto per Maria Chiara, applausometro. Applausometro per la Daniela. Si aggiudica anche la prova applausometro. Valletta, consegniamo il cantatù. Una delle due vallette deve consegnarmelo. Ah, lo consiglia Alberto. Vabbè, Alberto, vieni. Anche Antonino. Antonino consiglia il cantatù foto. La mia valletta Elisabetta mi fa la foto. Di popolo. Eccolo qua. Facciamo la foto. Ha vinto il cantatù la Chiara. Bravissima. Ragazzi, io vi ringrazio, Antonino. Allora, sarai. Io volevo farti cantare, ma abbiamo un impianto talmente scasso che non vorrei. Però, se tu, so che il manager mi manderà delle maledizioni. Un pezzettino, lo vuoi fare, piccolo? Se lo vuoi fare per le tue fan, cantiamo insieme un pezzettino, dai. Sono pronto, facciamo che tornerà un pezzettino per però. Tu legge anche i CD musicali, sì. Soltanto quelli del cantatù. No, legge tutto. Legge tutto, il cantatù legge tutto. Il cantatù ve lo utilizzate anche come lettore di CD. No. Ma noi abbiamo ritornerà, siccome tanti l'hanno cantata, un pezzettino con Antonino. Però. Ecco, così. Però lo cantano anche loro. Bravo, bravo, bravo. Allora io metto il microfono, Tiziana. Lo metto io. Partiamo, ritornerà con Antonino. Un pezzettino soltanto, perché non voglio. Ci deve sentire bene, Alberto, se no il manager si incavola. Tu lo devi fare anche tu, però. Perché se no io faccio sempre a casa sotto la doccia tutti tu. Ormai da quando mi conosco. Questa normalità non so se perde qualcuno, io non chiudo la porta a nessuno, ma tu non c'eri più. Grazie Antonino che sei venuto a trovarci, so che tu qui giochi in casa, noi ti vogliamo tanto bene, allora ti do l'appuntamento, questa era l'ultima tappa del cantatù, al prossimo anno spero che tu sia ancora il testimone del cantatù, grazie a tutti, è stato un vero piacere, alla prossima, ciao!